I ricordi degli altri. Linfa! Oh, la mia amata sorellina! Oh, chissà quando sarà di ritorno. Fra poco c'è anche la sfilata di moda Gnoma, solo che senza di lei non c'è nessun gusto a partecipare. Vediamo un po'. Lampo! Il mio fratello tutto sprint! Me lo ricordo! Partenza bombarda super catalitica! Frenata biturbo con scarto a doppio scoppio! Oh, Lampo! Ormai è tanto tempo che sei partito per i regni dei Fiaba del Nord. Mi manchi così tanto. Vediamo un po'. Ecco qui, nonna Lanfironia! Me lo ricordo! Questo è il giorno del mio pinguesimo compleanno e, se non sbaglio, aveva preparato un'ottima torta di mirtilli. Che buona, mi sembra di sentire ancora il profumo. E poi vediamo un po'. Oh, eccolo qua, il ritratto del prozio Furbio, lo gnomo più burlone che ci sia. Sono così contento di avere tutti questi ritratti, queste fotografie, che mi ricordano i momenti belli della mia vita e le persone alle quali voglio bene. Ho una cosa proprio adatta a questo momento. Eccola qui. I ricordi e la memoria delle cose fatte prima son parole di una storia, ma legate con la rima. Anno, mese, settimana, giorni, notti, ciao e addio, son perline di collana ed il filo sono io. Ecco qui. Ho deciso, sì, costruirò un bel portaritratti da appendere al muro. Eh sì, ci metterò tutte queste belle fotografie. Allora, vediamo. Ti assicuro, amico caro, un tesoro meraviglioso, eccezionale. Acciorco, e dove l'hai nascosto? Già, Gignetto, dove l'hai nascosto? In un luogo sicuro, dove nessuno lo può trovare. Ce l'ho stampato nella mia mente, qua. Beh, se per questo anch'io ho nascondeggiato un tesoro lo magnificherrimo, dove nessuno potrà troveggiare. Vigliere putella, anche lui ha nascosto un tesoro. Ma dove? Dove l'ha nascosto? Non lo dirò a nessuno dove l'ha scondeggiato, anche perché il postolo è stampeggiato qui, nel mio panzettone. Come nella pancia? Nel panzettone, sì. Tu ce l'hai stampeggiato nella mente e io nel panzettone. Agli orchi succede così. Comunque, tutti hanno un tesoro in un posto segreto. So per certo che anche Ronfo ne ha uno. Davvero? Sì, mi ha confidato una volta così. Ha un tesoro in un luogo nascosto dove nessuno può trovarlo. Come sangue nelle vene, come seme nella terra, come scrigno chiuso bene, come il buio che lo serra. Mio tesoro, stai nascosto, sotto pietre, sotto rovi. Sia segreto questo posto e nessuno mai lo trovi. Tu dormi le lingue più forti con te. Mi farò scoprire dove sono nascosti tutti questi tesori. Ora credo sia tutto pronto per preparare il mio portaritratti. Un po' di pennarelli colorati, le forbici della punta arrotondata, una matita molto appuntita, della colla in stick, un gomitolo di filo di cotone e del cartone, sì. Ecco, allora, ho ritagliato i pezzi di cartone. Questa sarà la base del mio portaritratto. E questo a cui ho tagliato un quadrato all'interno sarà la mia cornice. Sì. Bene, allora vediamo un po'. Ma sì, quella della mia sorellina. Un po' di colla qui.
inizia a intravedere. Bene, ora, ma sì, decoriamo la cornice. Una bella riga bianca qui, che sottolineerà la mia cornice. Eccola qui. Ora il filo, se non sbaglio, sì, vediamo un po'. Devo farlo passare nei due buchettini che ho fatto prima con la matita. Bene. Ecco qui la mia cornice. Fatta questa, non mi resta che fare le altre tre. Per tutti i sorci verdi, dove saranno i preziosi tesori di quei tre bambacci? Io non resisto di fronte alle pietre preziose. Bramo l'oro e l'argento, impazzisco per i gioielli, ma che dire, di tutte quelle luccicanti montagne di eurolilleri. Possedere soldi, oro e pietre preziose aumenterà a dismisura il mio potere e porterà ricchezza alle forze del male. Devo avere quei tesori a tutti i costi. Genio Bu, sono sicura, custodisce qualche gioiello orientale di inestimabile valore, forse appartenuto alla principessa Scheherazade in persona. L'arco rubio, con i magici stivali dalle sette leghe, avrà trovato il suo tesoro in qualche lontanissimo e ricchissimo regno. Noi che dire di Ronfo? I gnomi, si sa, custodiscono paioli di monete d'oro, bauli di gioielli e montagne di pietre preziose. Non vedo l'ora di sapere di che cosa si tratta. Quei tre non si faranno scappare una parola nemmeno sotto tortura. Dovrò cavarmela da sola. Draghi, grifoni, magia nera, polveri magiche. Polveri magiche potrebbero venirmi utili. Oh, strega varana, sapevo di poter contare sulla tua diabolica genialità. Adesso so quello che devo fare. Ti assicuro, Orco Rubio, che il mio tesoro non ha niente a che vedere col tuo. Praticamente il mio è più bello! Geniastro dei miei stivali, se tu avessi visto il mio tesoro, ti saresti reso conto che non solo è bellierrimo del tuo, ma è anche più grandierrimo! Senti, non per offenderti, ma come può un tesoro di un genio essere più brutto di quello di un orco? Ma lo vedi che non li conosci gli orchi! E tu non conosci i geni! Presto sarò io a conoscere alla perfezione orchi e geni. Vola nell'aria le polveri stregate. A me tutti i ricordi delle vite passate. Hai capito, ma...
Ora faccio un piccolo nodo. Così il mio portaritratti è bello che è finito. Ma sì, posso ancora incollare un pezzettino di carta velina colorata. Salve, gnomo Marunfo. Oggi ci sei tu al chiosco? Buongiorno, strega. Sì, oggi l'hanno affidata a me. Posso esserti utile? Vorrei una scivolizia con un bava di rospo bella abbondante. Per la scivolizia, strega, non c'è problema, ma per la bava di rospo, beh, non è arrivata fresca questa mattina dallo stagno. Volano nell'aria le polveri stregate. A me tutti i ricordi delle vite passate. Mi sento così strano, come se fossi completamente svuotato. Strega, ma chi è questa simpatica vecchietta? Nonna Lanfironia, il giorno del tuo 5° compleanno, quando vi ha preparato quella torta di mirtilli ottima. E questo simpatico gnomo? Non fa strega quanto sei noioso. Il prozio Furbio, adesso vuoi degnarti di darmi la mia scivolizia? Ma che cos'è una scivolizia, strega? Lascia perdere. Adesso che sono in possesso di tutti i tuoi ricordi, andrò subito a cercare il tuo favoloso tesoro. E naturalmente quelli di Genio Abu e Orco Rubio. Genio Abu, Orco Rubio. Sarà meglio che mi sbrighi. I vostri stupidi ricordi mi stanno affollando la testa. Ma di quali tesori stava parlando? Secondo me di là. O per di qua. Se solo sapessi la strada per andare al chiosco. Io sono sicuro che qua siamo nel Fantabosco, dove c'è un chiosco dove si servono delle bibite squisite. Ma non so altro. Segui me, geniastro. Aspetta, questo posto mi sembra di riconoscerlo. Per mille cammelli, è il punto di partenza. Non usciremo mai dal bosco. Che cos'è questo rumore? Lo senti anche tu? È il mio pazzettone. Ho una fame che mi sembra di impazzeggiare. Soltanto che vorrei fare merendola, ma non mi ricordo più dove sono le tane dei cinghiaglioli. Che cosa dovrei dire io? Dall'abbigliamento capisco che sono un genio, ma non so dove ho il vaso e che desideri posso esaudire. Questo sentiero mi sembra di riconoscere già. Proviamo a prenderlo. Magari arriveremo al chiosco. Venisse un attacco di bile. E questi sarebbero gli insulsi tesori di quei tre imbroglioni. Tappi di sughero decorati chissà quanti pignalenti fa da Ronfo i suoi fratelli gnomi. Un cavallino. Una giraffina. E perfino un piccolo Pinocchio. Che schifo! Ma che dire? Di queste ossa semi smangiucchiate da quel bestione di Orco Rubio. Ma per tutte le streghe buona, come si fa a considerare un tesoro un mucchio di vecchie ossa? Saranno le ossa dei migliori cinghiali che si è pappato nel corso dei pignalenti. Che commozione. In questi sgorbi,
mucchi di ritratti che hanno fatto a genio Abò i suoi vecchi padroncini. Non è neanche venuto bene. Che rabbia! Mi metterai a urlare! Credo proprio che lo farò se non riuscirò a liberarmi dai ricordi di quei tre imbroglioni. Stanno ingombrando la mia perfida diabolicamente con le loro insulsaggini. Devo correre subito al chiosco. Niente da fare. Non ho più mezza pigna di ricordi. Continuo a sfogliare questo album eppure non riconosco nessuno. Io non so neanche dove abito, figurati. Allora io? Sì, so che sono un orcaccione granderrimo, grosserrimo, anche un po' belloccio, Però dove troverò i cinghiaioli? Smettetela di lamentarvi, piagnistei che non siete altro. E adesso ditemi come avete fatto a spacciare per tesori questo ammasso di schifezze. Che cos'è che avremmo spacciato come tesori? Che cosa vuol dire esattamente, signorina? Ma di quali tesori stai blaterando, stregonzo? È inutile parlare con voi. Adesso vi restituisco i vostri tesori da gatto Lillery. Non ne posso più. È un tale ammasso di insulsaggini. Volano nell'aria le polveri stregate. Indietro i ricordi delle vite passate. Non è possibile. Ho ancora in testa i tuoi ricordi, Ronfo. Io ho quelli di genio Abù. A me invece passano nella mente tutti i ricordi di Orco Rubio. Ma è brutterimo. Io ho tutta la vita in mente della stregonzola Varanola. Ronfo? Davvero? Quando pioveva, nonna Lanfironia vi metteva tutti e tre a letto, e te, Linfa e Lampo, e vi preparava una tazza di sciroppo caldo e vi raccontava fiabe su fiabe finché non smetteva di piovere. Dava una sensazione di grande benessere. Non lo so, non me lo ricordo. Però mi ricordo perfettamente di quando Genio Abù e i suoi fratelli si preparavano per andare a scuola, sì. Il più grande legava le scarpe al secondo, che le legava al terzo, che le legava al quarto, al quinto e così fino all'ultimo. E intanto si raccontavano delle storie molto molto da ridere e divertenti, sì. Davvero? Era divertentissimo. Davvero? Invece sapete quanto è divertente fare il torneo di orcopolca sulle cotiche? Sì, dei gran scivoloni sul grasso e vince chi riesce a rimanere più in piedi. Vogliamo provare? Non ci provare, geniolo. Oh, ti trasformeggio subito in un mucchio di vermi fritti. Guarda che io conosco pignantamila incantesimi tremenderrimi. Un orco con i ricordi di una strega è molto pericoloso. Dobbiamo assolutamente recuperare ognuno i propri ricordi. Mm-hmm. I tuoi sono troppo buoni, Ronfo. Io vi posso aiutare, sono un genio. Però non ricordo più la formula. Ma la ricordo io. Ma certo, genio Abù, me lo ricordo io la formula. Vieni con me. Ora ripeti esattamente le parole che io dirò ed esprimi il desiderio che a ognuno di noi ritorni la propria memoria. Sì. Assonai, massanai, darashiri, giri, giri. Assonai, massanai, dara giri, giri, giri! Ha funzionato! Io vado subito a prepararmi la merendola, mi sono ricordeggiato dove sono i cinghiaglioli! Io torno al mio antro, ho lasciato un incantesimo in sospeso. Che bello, genio! Per fortuna, Ronfo! I miei ricordi erano rimasti nella tua testa. E così siamo riusciti a rimettere le cose a posto. Però questa strega Varana è peggio di strega Salamandra. Arriverà mai a Fantabosco una strega meno impiccione? No, ne dubito, genio Abù. Ascolta, genio, brindiamo. Non so proprio come avrei fatto senza ricordarmi delle coccole della nonna, dei sorrisi di Linfa, i bronci di Lampo. Hai ragione, Ronfo, brindiamo! Un buon tiramisù. Sì, è buonissimo. Ecco qui. Allora, brindiamo alla memoria e ai ricordi.
www.acipigna, non mi ricordo come si fa. Che ti succede, Milo? A città laggiù mi hanno detto che per entrare nel fantabosco e trovare le filastrocche perdute, le canzoni che non conosco, i giochi e le storie, bisogna digitare una parola magica, ma io non so qual è. La parola magica è www.melevisione.rai.it. È facile, no? Ma funziona! www.melevisione.rai.it. Prova anche tu.